One Podcast. Ma perché è lì? Questa è la domanda che negli ultimi anni abbiamo cominciato a farci guardando i personaggi presenti al Festival di Venezia. Intendo dire che oltre ad attori, registi, autori, critici e giornalisti, a Lido effettivamente sono sempre più presenti personalità legate al mondo dei social. Il Festival di Venezia, nelle ultime edizioni, si è riempito di influencer. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Diciamoci la verità. Al Festival di Venezia il red carpet a volte attira più attenzione del film in concorso. Carlotta Sisti su Elle ha parlato di una vera e propria mutazione quacelliana della mostra del cinema di Venezia. Ed effettivamente è un po' così. Quest'anno poi è ancora peggio, perché a Hollywood si sciopera e quindi quest'anno a Lido non ci sono stati e non ci saranno grandi celebrità come Bradley Cooper, Emma Stone e tanti altri. Al contrario, a esserci appunto ci sono a volte dei personaggi, insomma, possiamo dirlo, improbabili, quantomeno improbabili in quel contesto lì. Ormai non è una novità e ci siamo anche abituati, no, alla polemica che ogni anno di questi tempi si riaccende. Ah, quel tale o quella tale che nulla a che fare con il cinema è invitato al festival cinematografico più importante d'Italia. Ok, ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Mario Manca, giornalista e contributor di Vanity Fair. Questa è la risposta che mi ha mandato. Il motivo per cui alla Mostra del Cinema di Venezia, ma anche al Festival di Cannes e alla Berlinale, vediamo spesso sul tappeto rosso delle personalità che non hanno a che vedere con il mondo del cinema è molto semplice. Da più di 10 anni, infatti, i brand che collaborano a stretto contatto con gli eventi di questa portata e sono in cerca di visibilità si avvalgono dell'aiuto di influencer che ottengono così un lasciapassare per sfilare sul tappeto rosso e ricevere tutte quelle attenzioni che di norma sono riservate alle delegazioni dei film in concorso e fuori concorso. Parliamo naturalmente di influencer più o meno conosciuti che vengono contattati allo scopo di pubblicizzare certi marchi a condizione di calpestare il red carpet e ottenere poi tutti quegli scatti che possono orgogliosamente condividere sui social il giorno dopo. La cosa un po' triste però è che spesso queste passerelle non vengono utilizzate da dei veri e propri amanti del cinema, tant'è che nella maggior parte dei casi i contratti con i brand prevedono solo la presenza degli influencer sul tappeto rosso e non il biglietto per assistere alla proiezione del film in questione. Si tratta quindi più di un vezzo che gente che fino a pochi mesi fa non era nessuno prima di partecipare a Temptation Island si concede perché, siamo seri, Venezia fa gola a tutti, senza contare che il mondo è cambiato. Se prima i divi si fermavano a Lido anche per una settimana, oggi è tutto molto più veloce. Si sosta a Lido giusto il tempo di presentare il film e tornare a casa. E questo, naturalmente, fa sì che la macchina illumini ancora di più tutti i volti extra cinema che sanzionano al Lido e sperano quindi di ottenere lo status che divi come Paul Newman avevano conquistato in anni in cui il talento e soprattutto la tigna contavano ancora qualcosa. Grazie a Mario Manca. Insomma, come dire, è l'evoluzione, verrebbe da dire quasi normale, no? Di quello che sta accadendo in generale nel mondo, nel senso che gli influencer hanno cambiato non soltanto il cinema, che in realtà non è che sia proprio cambiato, per fortuna, ma come dire, a questi festival sì, gli influencer ci sono. Ma se pensiamo per esempio a quello che è successo con la moda, con la musica, beh, lì, come dire, la presenza degli influencer effettivamente a volte ha cambiato, no? Quasi strutturalmente quel mondo lì, per cui, come dire, ogni anno sì, ok ragazzi, ci sono gli influencer, abbiamo capito finalmente perché ci sono, però facciamoceli andare bene, insomma, guardiamoci film e festeggiamo quando un film è bello. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e noi ci sentiamo lunedì, ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti, musiche originali Matteo Cassi, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.